Ciao a tutti e bentornati da Luca nel canale Lu77. Oggi siamo per la nona tappa del campionato Moto3, parallelo al campionato MotoGP, all'interno del gioco MotoGP 19, al Sachsenring, in Germania. Notoriamente un circuito difficile per Rino Cinquantino, vediamo se ce la farà questa volta e speriamo non piova. Come sempre lasciamo attivo tutte le sessioni, meno il warm-up, per essere sicuri di sviluppare la moto e strappare tempi per essere competitivi. Ed eccoci nei box, qui in Germania. Con una triste notizia, l'asfalto è bagnato. L'asfalto è bagnato, FP1, speriamo che per la domenica ci sia il sole, ma al momento bagnato, tutto molto difficile, andiamo fuori a vedere cosa riusciamo a fare. Ed eccoci in pista. Abbiamo già accorciato un po' i rapporti perché il circuito è notoriamente molto corto, abbiamo dei rapporti molto simili a quelli di Assen. Ma qui ci servirebbe il miracolo, noi rapporti, perché essendo bagnato, adesso andiamo in questa curva in discesa, che per noi è un problema già sull'asciutto. Vedete come si muove la moto, perché in discesa lì è bestiale. Siamo rimasti in piedi durante tutto il giro, che è già un successo. 1.39, un tempo molto lento, parlando di asciutto. Chiaro che sul bagnato si va più lenti, ma io credo che saremo lenti ugualmente. Ci siamo avvicinati un po' ad Arbolino e abbiamo fatto la curva male. Volendo potrebbe significare che ne abbiamo, eh? Sicuramente ne abbiamo più del 21esimo posto. Cinque punti. Al Sachsenring era impossibile fare 10 punti di prova tracciato, perché lo odiamo, lo odiamo, è difficile stare, oltretutto col bagnato andiamo molto lenti e ci cade la moto a centro curva, già sapete la storia com'è. E ora andiamo a provare il passo gara, vediamo, il tempo da fare è 1.41.3, abbiamo, sembra tutte le carte in regola per stare nell'1.41.3, più che altro bisogna stare in piedi. Si conclude il primo giro di simulazione di gara con un tempo record di 1.37.845. Abbiamo imparato come fare un paio di curve e abbiamo avuto un po' di fortuna anche nel primo giro, perché la moto si stava sdraiando e siamo riusciti a sopravvivere. Ed eccoci al finale. Alla fine del quinto giro di simulazione di gara, molto trafficato, 10 punti, ora simulazione di qualifica. Attenzione signori, il giro della vita, 1.36.7 sul bagnaticcio, 10 punti. Eccolo qua il giro della vita, 1.36.7, rischiando di lanciare la moto. Si conclude l'FP1 con Rino Cinquantino al comando provvisorio. Grazie a un miracolo che ci ha visto concludere la gara senza distruggere la moto. E ora proviamo nell'FP2 a strappare un tempo ragionevole, non necessariamente un miracolo come questa mattina nell'FP1. Vediamo che tempo riusciamo a strappare. 37,5, un quarto posto provvisorio. Oggi con le gomme a metà, a tre quarti, quando siamo usciti, le stesse gomme con cui abbiamo finito ieri, abbiamo strappato un 1.37.554 che ci vede alla settima posizione e io credo che sarà abbastanza per andare diretti al Q2 sommato all'1.36.7 fatto questa mattina. Magari spariamo anche un giro di FP3 e dovremo averlo assicurato. Contrariamente alla stagione passata in Rookies Cup, dove c'era il sole e poi si trasformò in pioggia per la gara, qui siamo al contrario, c'era la pioggia e abbiamo un FP3 asciutto. Vediamo se conclude il nostro giro con Rino Cinquantino in 1.33.2, non abbiamo idea di che tempo faranno gli altri, perché sono i primi giri che facciamo su asciutto. .32.8, migliorato di 4 decimi, ma avevamo un secondo di miglioria nel secondo intertempo. Poi abbiamo incontrato Migno,
ci ha tappato un po'. Questo sì che dovrebbe essere un giro forte. 31,8. Il miracolo di oggi si chiama 1,31,887, a un decimo e mezzo da dalla porta, mancano 26 minuti, potrebbero tranquillamente prenderci. Abbiamo quindi due volte pole position, ci tengono conto dell'FP1 e dell'FP3, e questo ci manda direttamente in Q2. Quindi senza esitazioni andiamo a vedere. Ed eccoci con il setting che ci ha permesso di fare questi tempi prima del Q2. La precarica 6-6. Potreste voler abbassare a 5 l'anteriore, quindi 5-6, se notate che la moto cambia di direzione lentamente per averla più pronta. Però sicuramente quando andate a aprire il gas in curva probabilmente sarà più nervosa, no? Poi abbiamo la forcella 3.7, l'ammortizzatore 3.6 e la durezza delle molle 6.5. Questa avendo una molla a 5, se abbassate ancora di più l'anteriore, poi vedete voi. Per quello che riguarda le marce abbiamo quasi lo stesso setting di Assen, è 998754 con la trasmissione a 7. No, non è lo stesso setting di Assen, che aveva la trasmissione finale a 9, se non mi sbaglio. Ad ogni modo, lo ripetiamo, 998754, trasmissione finale a 7. Abbiamo introdotto delle variazioni da questo Gran Premio, seguendo alcuni consigli che ho trovato in internet. Siccome Rookies Cup e Moto 3 non impennano, non hanno cavalli, si può tranquillamente andare con il sistema anti-wheelie a 1 e il controllo trazione a 3, l'ho usato già anche a 2, e si nota la moto più forte senza che scivoli molto, se hai impostato la linea di curva bene. Se sei entrato male in curva, troppo largo, e cerchi con il gas di rimetterla in linea, senza il controllo di trazione alto andrai a disintegrare la gomma molto prima, perché si metterà a pattinare. Quindi io sconsiglio, sto imparando a seguire la linea sì o sì, e se vai fuori linea è meglio frenare e riportarla dentro lentamente che non con la forza, già che con la forza vai a distruggere la gomma, oltre che rischiare l'eyesight. Però l'eyesight abbiamo imparato a controllarlo, la gomma nel frattempo si è distrutta. Ed eccoci in pista con Rino, che va a provare a strappare un tempo record di Q2. Masia ha già segnato un 1.33.1. Noi abbiamo provato a uscire con un treno di gomme morbide, un po' lunghi qua al primo tornante. Ed eccoci all'ultima curva in salita. Qui si può dare gas quasi senza paura, lasciarla scivolare dentro forte. Siamo veloci, siamo veloci. 31.7, 31.7 Rino Cinquantino. Attenzione signori, a 6 minuti e 30 dalla fine Aaron Canet piazza lo stesso identico tempo di Rino Cinquantino. Lorenzo Dalla Porta 2 decimi e 20 dietro e Gabriele Rodrigo a 3 decimi. Come nella realtà, rischio di uscire l'ultimo minuto, vediamo. 3 minuti. Quarto posto signori, quarto posto. 12 millesimi Lorenzo Dalla Porta davanti a noi, 12 millesimi. Ci tocca uscire a provare a entrare nei primi tre, vediamo. E quindi fuori di nuovo con Rino, c'è un po' di traffico lì davanti, se andiamo forte come andiamo ci troveremo presto tra le ruote di questi qua. Ecco, già sono qui, vedi? Abbiamo migliorato nella prima curva, il problema è il traffico adesso. Casco rosso, di mezzo secondo. Cosa avevamo perso nella prima curva? Mezzo secondo, signori. Incrocio di traiettorie. Fuori come un missile ora, per ripetere un'incredibile prestazione in queste curve. Mi appoggio, un secondo intertempo. Qui siamo entrati un po' lunghi,
Per fortuna c'è un cordolo della salita. Anche qui siamo entrati da schifo, ma non molliamo. Gas aperto. Wow! Hanno migliorato il tempo perché i caschi sono diventati arancio. 27 centesimi, millesimi. Ah, male, male qui. Male, 27 millesimi. Vediamo di recuperare tutto nell'ultima curva senza frenare. 29, 30. Terzo! Terzo Rino Cinquantino. Migliora il 7,40, 7,80 che aveva e lo porta a un 6,86 che lo mette al terzo posto. Grandissimo, prima fila per Rino Cinquantino. No! Che acqua cade! Come avete potuto capire dalla esclamazione, piove. E non siamo felici di questo. Che pioveva, si capiva. L'esclamazione era per la tristezza dovuta al fatto che ci tocca una gara sotto l'acqua in una pista che già non è il nostro ideale di pista e meno ancora in queste condizioni in cui potete vedere benissimo come stiamo guidando, sembra di andare nell'olio e ci toccano 7 giri. Se non ci ammazziamo portiamo a casa qualche punto, però pensare ai 25 punti che pensavamo avendo visto il sole già non saprei, eh? Dobbiamo anche risparmiare pneumatici, e come abbiamo detto il fuori linea è quello che più ti consuma la gomma se dai gas per rientrare in linea e l'acqua ti manda fuori linea, quindi bisogna stare molto attenti a dosare tutto bene. Siamo qui sempre però, eh? Ehi, ehi, ehi. 140 gradi pneumatico posteriore alla fine del primo giro, signori. Non arriveremo alla fine senza scivolare per terra, non arriveremo. Dobbiamo fare più un ritmo conservativo per la ruota dietro delle linee migliori. È che mi scivola, mi scivola. Siamo appena passati dal bagnato alla prova libera nell'asciutto e adesso la gara. Guarda, guarda, guarda. ...148 gradi pneumatico posteriore. Le nostre marce corte hanno tutta la loro ragione. Il problema è che quando dai gas con le marce così corte sul bagnato è anche difficile che non pattini la gomma. Come scivola. Quinto posto lottando con Dalla Porta, Rodrigo lì davanti. Vediamo la curva in salita dove siamo forti solitamente. Arca miseria, eh? Questo di gas lo lasciamo qua. Potremmo farcela nei primi sei, credo che potremmo farcela. Che paura questa curva in discesa col bagnato. Molto aggressivi, molto stretti. Vediamo, si mette quasi per terra la moto. Risparmiare gomma,
bisogna andare pianino. Stare nella linea. Rodrigo lì ha aperto il gas, avete visto come si è mosso? Quello gli sta distruggendo la gomma. Vediamo se alla fine magari lo pagano. Noi siamo a 137 gradi. Sto cercando di abbassare la temperatura di quella gomma dietro che abbiamo massacrato nel primo giro. Se apri un pelo prima, non c'è traction control che comanda qua nel bagnato. Dobbiamo seguire così per mantenere almeno questa quarta posizione. Molto difficile, non puoi prendere il rischio nella curva di staccare più largo e più lungo, non puoi, difficile un sorpasso, credo. Oddio, come scivola tutto qua, mamma mia, andiamo a casa a giocare a Monopoli invece che... Sempre peggio in termini di tenuta, anche rispettando la linea, la moto si muove prima, a decimi di millimetro del dito che dal gas, sempre meno decimi, si può dare sempre meno gas, 145 gradi di già, un'altra volta. Ostia! Nel guardrail siamo andati. Sì, sì, vai Migno, vai, vai, tranquillo. Vai che qui noi abbiamo il problema di restare in piedi. 147 gradi pneumatico. Scivola, scivola pneumatico. Non posso dare gas. Scivolati in settima posizione il nostro compagno Toba, andiamo a sverniciare. Inizia il quinto giro. Abbiamo lì davanti Jaume Masia. Ehi, 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 impossibile portare in giro una moto in tutta quest'acqua. Gomma dietro ci sta abbandonando, non ci permette neanche la curva in appoggio con il gas a metà. Guarda, 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 guarda. Qui siamo, impossibile andare al ritmo di chi ha una gomma migliore. Vediamo, vediamo di fare linee, linee. Prima abbiamo fatto delle linee. Andati a patate in tutte le curve. Settima posizione, signori, neanche nei primi sei stiamo riuscendo ad arrivare. Non posso dare il gas, non gira, non va. Via, via, vai nella sabbia, vai via. Penultimo giro, mi viene da piangere, tu stai lì, attenzione signori, come scivola,
Senza ombra di dubbio, il trio Honda, Luca, Rino è migliorato nel bagnato. Ma ci vorrebbero delle gomme da 30 giri, perché guarda, augura, bene, tutta la nostra squadra qua nei primi 10 posti, e come non tengono un'ostia. Qui un sandwich. Chi è questo qua? Suzuki. Weekend buttato via. Ultimo giro. Weekend buttato via. Non siamo riusciti, per colpa della nostra odiata pioggia, in un circuito odiato. Vediamo di arrivare in piedi nell'ottava posizione a quest'ultimo giro e non peggiorare, Rino, eh? La situazione è già imbarazzante, ci vedeva quasi in pole position. Ehi, ehi, ehi! La prossima gara sul bagnato, Rino si mette in malattia, va al medico e non corre la gara. Forfè. Sconfitta a tavolino, meglio che bagnarsi e fare schifo. Mamma mia, rischiare la pelle in ogni curva, tutta la pista. Oddio, oddio, oddio! Ultima curva. Non ci devono superare ora? Oddio, oddio, oddio! Grande Rino Cinquantino. Ottava posizione. Uff! E soprattutto vivi. 12 secondi ci è andato. Andavamo più forte del primo sull'asciutto, eh? Molto bene. 12 secondi in 7 giri. Questa volta il campionato ci vede stabili alla sesta posizione, non si sale, non si scende, 96 punti a 18 da Migno. Bene, sicuro nei 10 migliori continuiamo a restare, andare più in alto se piove così sarà difficile. Le squadre, Honda rimane al quarto posto, anche per Honda è difficile andare al terzo, ci sono più di 50 punti. Molta delusione nei box, però sembra abbiano capito che il problema non è venuto da Rino, perché come vedete la barretta del contratto rimane al massimo. Abbiamo la prima fila riuscita con un terzo posto, 2600 punti, la metà di quello che prendiamo quando facciamo bene. Abbiamo raccolto solo 25 punti, ne avevamo 35, quindi siamo a 60. Il prossimo weekend, se riuscissimo a prenderli tutti e 30, avremo 90 per poter spendere poi il weekend dopo per il motore o per il telaio, che sarà il motore, già ve lo dico. La prossima gara si tiene in Repubblica Ceca a Brno, circuito fantastico, ambiente fantastico. Vi consiglio di andare a Brno a vedere una gara se non siete mai stati, e speriamo che Rino Cinquantino faccia del suo meglio e continui a portare a casa punti importanti per la sua carriera, il suo futuro, dimostrare il talento e un salto magari in Moto2, visto che tra tre gare c'è un'altra finestra di mercato e stiamo andando molto forte. Qui Moto2
potrebbe fare l'offerta. Si accettano già consigli nei commenti per quanto riguarda se andare, se restare. Vi ricordo inoltre che in descrizione trovate diversi link interessanti dove comprare i giochi scontati, una comunità incredibile con la quale guadagnare denaro e avere i giochi anche gratis, tutta la mia postazione da gaming dettagliata, tutti i link che sono presenti sono link di affiliazione e se comprate attraverso di loro supportate il canale con delle piccole donazioni. Anche per oggi il video è arrivato alla sua fine. Se ti è piaciuto mettigli un like, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere tutte le novità. Ci vediamo molto presto con la prossima gara in Repubblica Ceca, desiderosi di sapere se Rino Cinquantino riesce a fare i risultati che molto probabilmente gli faranno ricevere un'offerta per Moto2. Ci vediamo presto, ciao!